Cabarettista a 360 gradi centigradi. Esatto. Eccolo qui, Danilo Vizzini. Proprio il caso di dire bruciato. Sì. Lavorato tanto per la televisione, ho finito di pagarla l'anno scorso. Queste sono solite battute, lo sappiamo, no, queste cose. Però è vero che però per stare in televisione, come si dice oggi, fanno tanti di quei programmi X Factor che aiutano la musica, dicono che aiutino i cantanti a fare bene le canzoni, a diventare famosi, ad avere successo. Oggi il programma secondo me non è tanto X Factor che ci vuole, è C Factor più che altro, è il fattore C che secondo me è ancora più importante, le coincidenze, qualcuno le chiama anche culo, che poi iniziano con la stessa... è uguale, no? È una coincidenza pure quella. Però se uno soltanto pensa, non si, certi cantanti, la fortuna che ci hanno avuto a fare i cantanti, non so, per uno pensa a Ramazzotti, immaginate, non gli andava bene con le canzoni, magari si trovava a lavorare call center, in un call center. Risponde l'operatore Eros Ramazzotti. Parla con me, dimmi che cosa c'è, io ti aiuto. Immagini che tu chiami, dice scusi, io ho un problema col telefono, parla con me, e se mi fa parlare io glielo spiego che cosa. E perché io ho il telefono, lo accendo la mattina e non mi funziona, che può essere? Sarà che cosa? L'aurora. No, non può essere, l'accendo alle 9:30, io dico per me sarà. Signora Mazzotti, se lei insiste così, allora che faccio, lo butto. Più bella cosa non c'è. Grazie di esistere. Non so, magari ti ritrovi che il mito d'Italia, il più grande, Vasco Rossi, che uno dice Vasco Rossi riempie gli stati, invece immaginate a riempire le cassette della frutta, Vasco Rossi, che magari facevano il fruttivendolo alla fiera, lo trovavate lì in mezzo alla fiera. Un chilo di pere per te, e sono più grosso di quello che sei te, ma già ti la banana che ti fa bene. E sì, e sei protagonista, prenditi la banana, ti si può divertire, sì, dai, così apprendi, dai. Te ne do due così, una la puoi mangiare. O vi trovate in panne per la strada con la macchina e arriva, ma chi arriva? Il meccanico, Cesare Cremonini. Come Cremonini fa il meccanico? Dici che aggiustava Vespa. Vespa truccate, anni 60. No, io la mia è una macchina, quindi si è fermata, se mi può dire che cos'è il motore. Coraggio, c'è la testata da cambiare, cigliati ci puoi strozzare, e 10.000 euro ti costa questo viaggio, per quanta strada ancora c'hai da fare. Che devo fare? Te la cambiare. Fatela nuova. E magari a trovarsi. Che poi, per esempio, uno che vedo bene in un programma invece di cucina, ecco, con quei capelli suoi, col baffettino da sparviere, Max Gazzè. Immaginate dalla Clerici che arriva lì, dalla Clerici. Allora cosa ci prepara oggi? Max, il nostro chef di fiducia, ti faccio il maiale. Con le patate al forno almeno 2 ore, la mia cucina è un poco fare l'amore, quando la carne poi comincia a sudare, la bagno col latte, sono maiale. E vorrei chiudere con uno che dice, ma mi dicevano prima, no, però non toccarlo, perché non si tocca, meglio non toccare ferro. Perché Ferro, Tiziano Ferro, ce l'avete presente Ferro? Mi immaginate agente immobiliare Tiziano Ferro, che tu magari c'hai un'occasione finalmente comprare un appartamento, entri nell'agenzia immobiliare, scusi, buongiorno, vorrei comprare case libri, auto, viaggi, fogli, dice, no, solo una casa, vorrei solo una casa. Condono di quell'appartamento, sto aspettando il condono, no, voglio una casa normale, una che magari, anche un, guardi, vedi anche un monolocale con un terrazzo. Il terrazzo è abusivo e il bagno purtroppo non c'è. Come? C'è soltanto il cucinino. Come? La corrente la rubi al vicino. No, io queste cose non le faccio. Magari... ma uno sconto eventualmente. Queste cose di alle...
Ci vuole veramente fortuna. E per fortuna che fanno i cantanti, davvero bisogna dirlo, ci vuole fortuna. Allora uno pensa, la fortuna è tutti i giorni quella che ci tocca. E io per questo dico, se però vinci, magari ti capita di vincere la lotteria e non sai che cosa farci con quei soldi, vi capita di pensare, ma se io dovessi vincere la lotteria, che cosa ci faccio con i soldi? Io ce l'ho un'idea, a me piace. E questa sera voglio venire qua a cantarla in questo programma. Paola, mi consentite di cantare? Dai. E allora andiamo. Quando i sogni son desideri, rinunciarci diventa assai duro. Li tenevo in fondo a un cassetto, tutti insieme messi al sicuro. Ma mia madre mi sposta tutto, non so più dove cercar. Meno male ne ricordo uno, parla d'amore, si può cantar. Se mi tocca la lotteria, io con Maria, io con Maria. Se mi tocca la lotteria, io con Maria mi voglio sposar. Maria, aspettami ancora, tu aspettami por favor. La fortuna si sta avvicinando, questione di giorni, già sento l'odor. Me lo ha detto l'indovino che dentro la palla ha visto l'amor. C'è fortuna nel tuo destino, son 1000 euro e una capsula d'or. Se mi tocca la lotteria, io con Maria, io con Maria. Se mi tocca la lotteria, io con Maria mi voglio sposar. Sì, mi tocca la lotteria. Cambieremo dai denti agli arredamenti, al cane e al gatto, due divani nuovi e tutti contenti. Maria, gli anni che aspetto questa lotteria sono solo 20. Grazie, 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 grazie Danilo.